La soia è uno degli alimenti vegetali più messi in discussione in assoluto, che sta creando paure e incertezze su tante persone che vogliono avvicinarsi all'approccio alimentare vegan. Per chi vedrà solo i primi 30 secondi di questo video, arrivo subito al dunque. Ad oggi, secondo la comunità scientifica, non esiste nessuna evidenza che dimostri il presentarsi di danni alla salute sia su persone sane, sia su persone con patologie derivanti dal consumo di soia. Tutta questa paura per la soia deriva da alcuni studi fatti su topi. Alcuni di essi hanno fatto sospettare che ci potesse essere un collegamento tra il peggioramento delle cellule ormonosensibili e il consumo di soia. Questo dato però è stato solamente testato su topi. Il problema è che i topi metabolizzano gli isoflavoni, i fitoestrogeni della soia, in modo totalmente diverso dagli umani. Pertanto questi studi non sono trasferibili in nessun modo sull'uomo. Questa quindi non è altro che l'ennesima dimostrazione dei limiti che ha la sperimentazione animale mirata a emanare linee guida in riferimento all'alimentazione umana. Ora, evidenze scientifiche alla mano e non pseudostudi, articoletti, pareri personali di guru antisoia, proviamo a smontare le più frequenti critiche e osservazioni che vengono fatte contro questo alimento. Partiamo dalla principale che riguarda le donne, che è quella che fa riferimento alla soia in funzione delle patologie legate al seno. Dal momento che gli estrogeni, ormoni femminili, possono promuovere l'insorgenza di tumore al seno, è stato ipotizzato che i troppi fitoestrogeni della soia possano in qualche modo avere il medesimo effetto. L'ipotesi è totalmente errata, in quanto i fitoestrogeni della soia vanno a attivare dei recettori che si chiamano beta. La possibile attivazione dei recettori alfa da parte della soia, potenzialmente dannosi per la salute, può presentarsi solamente a fronte di quantità irrealistiche di soia. Stiamo parlando di chili e chili di soia al giorno. Con porzioni normali si attivano invece solamente i recettori beta aventi effetti protettivi. Nel 2014 una combinazione di ben 35 studi ha riportato che la soia ha un effetto positivo e preventivo contro il tumore al seno, riducendo il rischio del 41%. Pertanto non esiste nessuno studio che associ il consumo di soia a patologie del seno e a recidive su chi è stata già malata. Passiamo agli uomini adesso. È vero che la soia può dare problemi alla prostata? Anche qui nessuna evidenza scientifica. Anzi, a conferma degli effetti benefici anche sull'uomo, un'analisi di 14 studi pubblicata sul The American Journal of Clinical Nutrition ha mostrato che una maggiore assunzione di soia comporta una riduzione del 26% sul rischio di ammalarsi di tumore alla prostata. Altro punto molto dibattuto, sempre inerente agli uomini, la soia può influenzare i livelli di testosterone e portare a sterilità? Anche qui nessuna evidenza scientifica. Gli unici due casi in cui c'è stata una diminuzione dei livelli di testosterone erano dovuti a quantità abnormi di soia giornaliere. Stiamo parlando dalle 10 alle 20 porzioni al giorno. Essendo dosi così alte e fuori da qualsiasi logica, questi dati sono statisticamente irrilevanti. Una meta-analisi, inoltre, basata su 50 studi ha dimostrato che non c'è nessun collegamento tra assunzione di soia e abbassamento di livelli di testosterone. Altro punto spesso dibattuto riguarda i problemi alla tiroide. Per quanto riguarda la prevenzione, non esistono evidenze sul fatto che consumare soia possa portare a malfunzionamenti della tiroide. Per chi invece soffre di ipotiroidismo e si cura con farmaci appositi come la tiroxina, è da sapere che la soia, come tutte le fibre, ma anche come il latte, limita l'assorbimento di questo farmaco. Inoltre, gli isoflavoni della soia tendono a catturare piccole quantità di iodio dal corpo, quindi chi consuma tanta soia deve aumentare il quantitativo di iodio della dieta. Ma la soia che mangiate voi vegani è OGM. In Italia è vietato coltivare OGM, ma non è vietata l'importazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. In tutti gli alimenti, però, non solo sulla soia, c'è una piccola tolleranza dello 0,9% dovuta a contaminazioni accidentali. Se le quantità però di OGM sono superiori allo 0,9%, è obbligatorio riportarlo in etichetta. Curioso notare però come il problema OGM tocchi molto di più e in modo più diretto chi consuma derivati animali. In Italia l'87% dei mangimi
destinati agli animali d'allevamento è OGM e sull'etichetta della carne non è assolutamente obbligatorio indicare la provenienza dei mangimi. Parliamo invece delle proprietà benefiche della soia. È uno dei legumi più proteici in assoluto, con ben 36 grammi di proteine per 100 grammi. Ha un profilo aminoacidico ottimo, quindi è un alimento che non dovrebbe mai mancare sulla tavola degli sportivi vegan. Passiamo anche al pratico. Com'è meglio consumare la soia? La migliore forma, a mio avviso, è il tempeh, che è un composto derivato da fermentazione dei fagioli di soia gialla. Questo procedimento lo rende molto più digeribile rispetto ai classici fagioli di soia. Ottimo anche il tofu in tutte le sue varianti. La forma meno nobile è quella testurizzata, quindi quella usata per fare i burger, i bocconcini di soia, il ragù, in quanto subisce una lavorazione molto aggressiva. Quindi, cosa ci dobbiamo portare a casa da questo video? Via libera la soia in tutte le sue forme, anche quotidianamente, evitando però di esagerare. Quindi evitiamo soia colazione, soia merenda, soia pranzo, soia cena, ma usiamola con una certa moderazione, come qualsiasi altro alimento. Spero con questo video di aver reso le cose più chiare e di avere risolto i dubbi delle persone che nutrivano ancora un po' di paura. Ora vado a prepararmi il mio tempeh. Ciao!